Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video. Siamo finalmente con il video di gara 2. Io ricordo a chi non è iscritto al canale di cliccare in basso a destra e di iscriversi e possiamo partire subito dopo la sigla. Tutte le problematiche avute quindi tra le qualifiche e le libere ormai sono benché archiviate. Il risultato di gara 1 è stato alquanto soddisfacente, anche se avrei preferito ovviamente finire la gara in regime di gara normale e non sotto safety car. Però non ci lamentiamo, in quanto comunque sia qualche punto prezioso siamo riusciti a portarlo a casa. Adesso abbiamo soltanto che da migliorare e che da andare più forte che mai, in quanto comunque sia partiamo lì davanti e ce la dobbiamo obbligatoriamente mettere tutta. Solite partenze con il motore che ovviamente tende a morire. Però il rettifilo è lungo, quindi avremo ben che da recuperare. A giocarsi la prima posizione, Critelli mantiene il comando, poi Tarani, quindi Massaro, Azzori, che si stanno contendendo la terza posizione. Davvero incredibile questo primo giro di gara. Vediamo Azzori all'esterno di Massaro, la S tiene duro e riesce a prendere la posizione. Gran bella manovra per Francesco Azzori, un primo giro davvero incredibile con... Ok, terza posizione, quindi adesso siamo tutti qui in battaglia, quindi bisogna soltanto migliorare e cercare ovviamente di stare più avanti possibile. Ovviamente nel limite consentito, in quanto comunque sappiamo bene tutti quanti che il mio motore è quello che è e ahimè non ha la forza neanche per farsela sotto. Ovviamente la regola vuole che come c'è uno spazio libero ci si butta dentro. Purtroppo Critelli non doveva volare in quel modo e i dissuasori che c'erano a terra hanno fatto sì che la vettura totalmente decollasse nello spazio. Ma sia chiaro, non era quello che sarebbe dovuto succedere. Pretarani al comando, una gara che non ci lascia respiro. Azzori
si infila con una staccatona all'interno di Critelli. Azzori, gran prima parte di gara per Francesco Azzori, che ora si lancia all'inseguimento di Daniele Terani. Per entrambi un po' la gara di casa, dunque ci tengono a far bene. Qui la scia ha fatto il suo corso, vuoi che magari era un po' più vicino e vuoi che magari il motore di Tarani aveva qualcosina come il mio, quindi non era tutta questa grande eccellenza come magari il motore di un Massaro o di Critelli, quindi sono riuscito per fortuna a sfruttare al meglio la scia. Questa posizione me la sto davvero tanto 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 sudando. Continuare a lottare sarebbe stato assolutamente inutile e di intralcio, tanto intralcio per Daniele, quindi ho preferito lasciargli la posizione, in quanto comunque sia non riesco a stare in strada e probabilmente abbiamo sbagliato la pressione delle gomme. Purtroppo non avendo fatto tanti giri di libere e tanti giri di qualifiche, non avevamo granché punti di riferimento con le temperature un po' più calde, quindi ci siamo dovuti basare su quello che erano le altre piste. Purtroppo stiamo pagando adesso il prezzo dei pochi giri che abbiamo fatto. Ce li dobbiamo tenere e dobbiamo continuare a lottare con i denti stretti.
Bene, la telecamera è morta così dalla staccata che ho tirato a Critelli e la gara è finita così. Ho perso la posizione su Critelli, c'è stata la safety car ed è finita sotto regime di bandiera rossa. Non abbiamo mai capito perché e non è sconosciuto il motivo per la quale la gara sia finita sotto bandiera rossa, scusate. Avendo finito terzo e avendo dato dei secondi di penalità a Critelli, sono riuscito ad andare secondo e in ottica campionato sono punti preziosissimi perché comunque sia si sta iniziando a reingranare la marcia e a risalire la classifica. Infatti ero sesto, adesso sono quarto con circa 60 punti di distacco. Sì, circa 60 punti di distacco da Tarani. Adesso sarà la volta di Magione e ce la mettiamo tutta, ovviamente, e ci vediamo nel prossimo video che sarà prove libere e qualifiche della gara di Magione.